Consenziente al massimo e per una condivisione sentita, abbiamo organizzato questa piccola esposizione dell'installazione proprio in omaggio a San Valentino, che è appunto il giorno degli innamorati, che dovranno essere silenziosi, quelli che non possono incontrarsi, che non possono abbracciarsi, rimanderanno ecco, in questo luogo che è proprio il luogo dell'amore, che è la sala della loggia dei Marini. Allora, buongiorno, in questa giornata cerchiamo di dare voce a un luogo, questo bellissimo, che è la sala della loggia del Maschio Angioino, voluto da Carlo D'Angiò, non dimentichiamolo mai, proprio sul mare, ed è il mare che è il nostro interlocutore dinanzi, col Vesuvio che oggi purtroppo non dà segno di sé tra le nuvole. Queste opere le abbiamo volute di concerto con l'assessore alla cultura e al turismo di Napoli, le abbiamo volute proprio qui posizionare perché sono il segno di quello che è l'amore e la vita. Sappiamo tutti che il Vesuvio è il nostro simbolo e lo immaginiamo sempre con queste fiamme di lava che ruttano sul cielo, ed è un'opera gigantesca. Il maestro Grossi vi dirà anche come le ha realizzate, perché sono opere non tradizionali e non su tela, di dimensioni grandissime, proprio per dimostrare la capacità di questa emozione che ci prende, perché il fuoco è vita e il fuoco è anche passione, quindi la passione dell'amore. E lì a destra vediamo un'opera distesa, cos'è? Io l'ho vista nascere ed è il mare. Il mare che lui ha creato, l'ho vista creare quest'opera in piano, non riuscivo a capire perché l'ho vista bianca con queste rughe emergenti in alto rilievo e cos'erano le onde, senza assolutamente spume crespe, un mare che si muove verso di noi e che ci viene incontro, nella vita, il mare che vita, e io ho anche dato questo dettaglio, che in Francia si pronuncia la mère, che qua è un'assonanza con la madre, quindi che genera. E noi sappiamo che tutta la vita di questo nostro bellissimo pianeta viene dal mare e ancora di più lo dobbiamo proteggere. E questo è un discorso che va oltre anche nella Convenzione di Faro. E quindi anche come coordinamento ICON Campania tengo molto a rappresentare questa installazione doppia, perché è dedicata all'amore nella sala dell'amore. Nella sala dell'amore che oggi naturalmente non è assolutamente un luogo dove si possa in questo momento di Covid avere molto pubblico, ma oggi è aperta ed è possibile visitarla da domani. Sabato e domenica, e quindi domenica coincide col giorno di San Valentino, resterà muta, e a segnare questa assenza del suono e della presenza sono le due poesie che abbiamo scelto di Emily Dickinson. Una che parla appunto
l'assenza, non rompe l'incantesimo, scoperte dalla mano che nutriva quando era fuoco, arderanno di nuovo, perché ci sarà di nuovo la presenza e la forza dei sentimenti. E così anche per il male, ascolta come se separandosi svelasse un altro mare, e che appunto questo mare che ci viene incontro non arrive, perché la riva è il mare stesso, quindi un fluido continuo che ci racconta di questa vita. Saranno qui fino al 2 marzo. Io ringrazio l'assessore e quindi vorrei cedere la parola a lei, che ha dato è stata complice di un'operazione molto forte, e quindi grazie. Grazie Mimma, e siamo nel luogo che forse più di tutti tra i luoghi del Comune di Napoli celebra l'amore, celebra l'unione tra le persone. E purtroppo sì, in questo periodo di grande difficoltà anche questo luogo è stato privato di una sua vita quotidiana bellissima, tra l'altro centinaia di persone che si avvicendano e che appunto sanciscono, consacrano il proprio amore tra queste quattro mura. Ci avviciniamo a San Valentino, a domenica, la festa degli innamorati. L'artista Luigi Rossi regala queste opere alla città in un momento in cui, lasciatemelo dire, la città ha veramente bisogno di iniziative come questa. Chiaramente con tutte le limitazioni non sarà possibile fruirne nel fine settimana, come diceva Mimma, perché gli spazi espositivi sono ancora chiusi durante il fine settimana. Però vi assicuro che qualcuno piano piano comincia a venire a San Domenico, i turisti li cominciamo a vedere, cominciamo a ritrovare dei ragazzi che parlano altre lingue, e questo è bellissimo perché abbiamo vissuto mesi di isolamento e di difficoltà. Quindi queste opere ci riportano alla necessità che ognuno di noi ha della cultura, della vita. Il mare e il fuoco sono gli elementi fondanti della vita, della rigenerazione della vita collettiva e singolare. Quindi grazie davvero, abbiamo organizzato tutto in poco tempo, però perché sono segnali importanti in un momento di grande difficoltà. Grazie Eleonora di nuovo. E ora vorrei far parlare l'artista che ha creato queste grandissime opere. Io sono veramente molto contento di essere in questa sala magnifica, unica, devo dire la verità. E ringrazio l'assessore alla cultura, Mina Sardella, diciamo, del Castellino. Dunque, come diceva la dottoressa Mina, la realizzazione delle opere. Le opere, la prima opera è questa qua, è Luscano, che è un 10 per 3,30 m di lunghezza ed è stata realizzata in un mese e mezzo, diciamo così, per portarla alla Rai 1, dove c'è stato praticamente il concerto dell'Epifania. Questo è stato un successo, hanno potuto ammirarla per televisione. E la realizzazione è una tecnica mista, che quasi tutte le mie opere hanno questa tecnica mista, nel senso che non c'è soltanto sul colore, ma sono tanti tipi di colore che al momento, diciamo così, cerco di far uscire l'opera. Non ha un disegno, non ha nulla, soltanto l'idea che alla fine si riesce a materializzarla. Questo è quello, diciamo così, dell'opera. La parte del mare, quest'altra opera, invece è un pochettino più larga, di 20 cm, 1,30 m per 3,5 m, ed è stata realizzata, diciamo così, pure questo qua in occasione di che sempre con tecnica di altri materiali che sempre al momento riesce, diciamo così, a realizzare la realizzazione. Il colore è quello di praticamente in mare. Ho voluto dare questo aspetto così di queste. Questo è il significato che mi dava all'opera. Poi la dottoressa. No, io ho anche tenuto a scrivere questo, perché quando l'ho vista nascere, appunto, non riuscivo a capire. Naturalmente era posizionata sulle tavole e quindi io non capivo cosa fosse questa passerella che non si poteva calpestare, che doveva essere ancora dipinta. E la sua risposta è stata semplice, io la ripeto perché l'ho scritta qui, l'ho memorizzata proprio dentro il cuore.
dice, un quadro apparente, il mare che ti viene incontro, lo vedi? La sua semplice risposta. Mi dice, io mutannuisco, nulla di più convincente del significato semantico assegnato alla creatività metafisica dell'ego di un artista. E quindi non c'è tanto altro da dire. E poi è lo sappiamo, è la sua muta ospite dello studio, e vedere, e io vi invito, tutti a entrare nello studio dell'artista, come di altri artisti, perché vedere le opere come nascono, da un altro segno dell'opera compiuta, quando viene, diciamo, esposta, raccontata, espressa, e anche la creatività è un segno forte, perché lui crea delle opere fortissime con dei materiali che non sono usuali. Quindi va bene, grazie. Io penso, grazie. Speriamo che...